Un saluto a tutti e benvenuti a un'altra lettura della Parola di Dio. Come sapete ci stiamo avvicinando tantissimo al periodo natalizio e infatti anche il testo di quest'oggi si ricollegherà proprio a questo evento, come vedremo insieme tra poco. Infatti il testo che andremo a leggere si trova nel libro di Luca, il Vangelo di Luca, al capitolo 1, il versetto 78, che dice: «Grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà». Questo testo appartiene a un cantico, a una preghiera che fece Zaccaria. Zaccaria chi era? Zaccaria era il papà di Giovanni Battista. Giovanni Battista che era imparentato con Gesù, era un cugino, diciamo. Giovanni Battista che nacque poco prima di Gesù, e che noi sappiamo aver avuto la missione di preparare proprio la strada del Gran Maestro. Dopo la sua nascita, Zaccaria il padre, dice la Bibbia, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo. E questa è una delle cose che disse, no? Una delle cose principali, perché oltre a profetizzare di suo figlio, profetizzò anche del Messia, di questa aurora dall'alto che stava per visitare il popolo, che stava per visitare tutta l'umanità, che non è nient'altro che un riferimento alla nascita di Gesù, che ricordiamo proprio in questo periodo natalizio. Intanto una cosa che può farci riflettere è la profezia, il fatto che Zaccaria abbia profetizzato. Noi tante volte quando pensiamo, o quasi sempre, quando pensiamo della profezia, pensiamo al prevedere il futuro. Però in realtà profetizzare non è questo. Profetizzare ha un significato ben preciso, che la Bibbia in Prima Corinzi 14 dice parlare agli uomini con un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione. E infatti quello che Zaccaria proprio fa in questo testo è predire una grande edificazione, esortazione e consolazione. Finalmente il Messia, il Salvatore, stava arrivando. Che grande consolazione. L'altro messaggio per noi oggi invece è quello della misericordia. La misericordia di Dio, che è quella che è stata alla base della scelta di far venire Gesù Cristo su questo mondo. La misericordia che cos'è? È un sentimento di compassione verso l'infelicità altrui, che poi porta alla pietà e al perdono. Ed è proprio quello che Dio ci insegna, che ci ha sempre insegnato, no? Che Lui ha avuto compassione di noi, ha avuto pietà di noi, ci ha perdonato, anche se noi queste cose non ce le siamo meritate. E questo è forse il più grande messaggio che possiamo ricordare in questo periodo natalizio e condividere con le persone a noi care, il fatto che Dio si è fatto uomo ed è venuto a abitare in mezzo a noi è il più grande messaggio di amore e messaggio di compassione e misericordia nei nostri confronti, quindi che anche noi possiamo imparare a trattare gli altri seguendo lo stesso esempio. Buona giornata e buone feste a tutti!